Eccoci qua, quindi ricominciamo. E l'oggetto della nostra chiacchierata lì mentre aspettavamo era la comunicazione. Mi metto qua, guarda, un po' più vicino. Le doti di comunicazione di Janet Yellen, che ieri sera, insomma, pur avendo preso una decisione che più o meno per il mercato era attesa anche largamente, perché non è che avesse preannunciato l'intenzione proprio di andare a questa manovra sui tassi di interesse, ma in realtà oggi il mercato si è spaventato. Werner, quanto sta facendo adesso che non ho visto il mercato? -3, -4, siamo arrivati, insomma. Vabbè, detto questo, aveva recuperato un po', per cui forse gli operatori vogliono farsi questo weekend tranquilli e ricominciare lunedì a prendere qualche posizione un po' più chiara. Però magari sarebbe interessante, magari ce lo facciamo questo commento nel secondo giro di chiacchiera con voi su quello che effettivamente è anche lo scenario economico generale, perché credo che anche quello sia un terreno di sfida per le strategie di investimento e le modalità con cui l'industria diversifica la sua attività. Adesso si deve guardare per forza a dove va il mercato, e stamattina, insomma, abbiamo sentito anche altre cose interessanti dal professor Pelanda su quello, su questo argomento, sui cambiamenti profondi, insomma, con i quali ci stiamo confrontando. Detto questo, cominciamo con Matteo Serio, con A come A. Sì. Perché vabbè, Alberto Fua lo conosciamo, un grande innovatore, anche voi adesso siete una società riconosciuta universalmente come proprio la più indipendente delle indipendenti, e questa appunto è una vostra qualità arcinota, ma in che modo questo rapporto con la clientela influisce anche nella gestione degli investimenti? Allora, il valore dell'indipendenza è abbastanza scontato, soprattutto in una platea come questa. Riteniamo che chi fabbrica un prodotto per forza di cose debba avere sia un assetto proprietario indipendente, quindi non deve avere ingerenze nell'azionariato di istituzioni che possano andare a in qualche maniera a influenzare quello che può essere la politica di prodotto, quello che può essere la strategia di marketing anche. Ma a maggior ragione riteniamo che chi produce debba avere delle gambe forti, debba avere le spalle abbastanza larghe da poter andare a proporre i propri prodotti a una platea di investitori variegati senza avere una rete captive. Questo alla fine che cosa ha come ultimo e più importante valore per chi utilizza il prodotto, quindi per il consumatore finale? Che il prodotto viene fatto secondo una ricetta, magari può essere anche sbagliata, ma che deriva dalla testa del produttore, non da ingerenze di tipo commerciale, di distribuzione, e purtroppo nel mondo del risparmio gestito oggi abbiamo degli esempi assolutamente eclatanti. Parlo dei fondi a finestra di collocamento, oppure di fondi con performance, commissioni di performance ai watermark calcolate in maniera che ci fanno sorridere noi che non abbiamo quei fondi, magari chi li ha sorride un po' meno. Mi riferisco poi anche all'ultimo richiamo che ha fatto la Consob, purtroppo poi è rimasto in un territorio sterile fino adesso, e ecco, questo è il valore dell'indipendenza. Certo. Nicola Francia, tra l'altro, la diatriba tra il conflitto di interessi e la consulenza indipendente, penso che non sarà un problema che si risolve dall'oggi al domani, rende certamente il mercato molto competitivo, immagino anche sfidante per chi confeziona prodotti come voi. Lei opera nel comparto appunto dei certificati. Ieri abbiamo sentito il suo collega che ci ha raccontato quali sono in questo momento le coperture più richieste da parte del mercato. Anche questo, come gli ETF abbiamo sentito prima, è un segmento che ovviamente è molto attivo, quindi cerca di soddisfare in ogni modo le esigenze dell'investitore. Insomma, ma se dovesse lei delinearci la sua idea di innovazione alla luce anche del contesto nel quale ci muoviamo, qual è? Sul certificato, per esempio. Ma io ho un'idea di innovazione che potrebbe probabilmente contrastare con un'idea classica di innovazione, perché nell'immaginario comune l'innovazione vuol dire stare avanti e vuol dire proporre delle cose nuove. Il mio personale concetto di innovazione in realtà è visto da un'angolatura di appunto un emittente di prodotti che deve fornire le soluzioni che si ritiene vincenti
nell'attuale scenario di mercato piuttosto che nel futuro prossimo imminente, ma che allo stesso tempo vadano a soddisfare i bisogni e le esigenze degli investitori. Quindi è un'innovazione che in realtà è più che partire, più che un processo, diciamo, che innesta, più qualcosa che innesta un processo, è una risposta ad un processo in atto. Quindi il mio concetto di innovazione è analizzare l'esigenza dell'investitore rispetto ovviamente al contesto di mercato che viviamo, e questo è un qualcosa che può avvenire per quanto ci riguarda solo in maniera mediata, perché è vero che abbiamo tutta una serie di iniziative sul territorio in cui incontriamo direttamente gli investitori, però è anche vero che il dialogo con un consulente finanziario, un promotore finanziario, un private banker ci dà la possibilità di vedere una panoramica molto più ampia e molto più diversificata di quelle che sono le esigenze dei loro investitori, e quindi avere un'idea, se vogliamo, anche molto più chiara. E in base a questo dialogo continuo cerchiamo di portare sul mercato con, diciamo, delle soluzioni, dei veicoli di investimento il più possibile semplici, il più possibile liquidi, il più possibile accessibili, appunto soluzioni a questi bisogni. Ingo Werner, vengo a lei, ci presenta la società FIA Asset Management per un attimo, perché non so se appunto tutti hanno avuto l'opportunità di interagire con voi, poi andremo anche un po' alle soluzioni di investimento adatto a queste fasi di mercato in certi momenti così schizofreniche, molto, come dire, unidirezionali, quindi poi andremo anche su questo argomento. Okay, grazie. FIA Asset Management è una società indipendente di gestione patrimoniale con sede in Lussemburgo. Proprio quest'anno festeggiamo i 10 anni di esistenza. E la nostra specialità è la gestione patrimoniale sia per istituzionali che privati. I nostri servizi principali sono la classica il mandato d'amministrazione, quindi la gestione secondo diversi profili di investimento, e in più anche fungiamo da advisor, quindi anche in materia di consulenza, in questo caso dove la gestione viene mantenuta dal terzo soggetto che si vuole affidare comunque le nostre politiche di investimento, le nostre strategie e costruzioni di portafogli. E adesso da metà aprile abbiamo anche sicavizzato due delle nostre strategie, diciamo un po' le più richieste negli ultimi anni, una più conservativa e una più dinamica, e diciamo che sono nati in un periodo particolare che non è così chiaro, non è così ovvio prendere certi posizionamenti. Certo, perché era così preoccupato per il calo di mercato di oggi? Perché molto spesso gli operatori, quando noi poi giornalisti raccontiamo queste giornate, le enfatizziamo al peggio, ci contestano sempre che in realtà poi queste fasi di discesa sono delle belle opportunità di acquisto, molti operatori insomma si vogliono lanciare a fare shopping e non è detto che non siano salutari. Lei ci vede qualche cosa di più strutturale in prospettiva, di preoccupanti? Glielo chiedo subito perché ne parlavamo prima, quindi magari la lancio là così se è interessante anche questo tema. Sì, nostra ottica è che siamo in un periodo che ci si può aspettare ancora ulteriore, non usiamo sempre solo il termine volatilità, ma purtroppo magari ancora ulteriori anche forti perdite. La problematica di questi ultimi 6 mesi non è tanto il fatto che magari dai massimi di aprile c'è stata una correzione, è in che maniera avviene questa evoluzione dei mercati, che come si è visto sia a livello obbligazionario tra aprile e maggio, sia a livello azionario, bastano 3-4 sedute per distruggere tutta la performance, certo, costruita in 2-3 mesi. E soprattutto i movimenti che abbiamo visto nelle ultime settimane, ci sono forti accenni a ribasso, dove poi c'è il rischio di eventualmente vendere quando poi si può dire dopo che siamo stati ai minimi.
come poi ogni volta, come nel nostro caso, che da un po' di tempo abbiamo molta liquidità, quindi siamo più pronti a eventualmente a considerare un scenario ancora un po' di correzione, quando poi i mercati per un paio di giorni o settimane ricominciano magari a tendere verso il rialzo, per un gestore che è posizionato un po' neutrale o difensivo, ci si ripensa se non è il caso magari che bisogna rientrare. Certo. E purtroppo si è anche visto, ci sono i cambiamenti così forti di tendenza, non motivati da pochi fondamentali, puramente nervosismo, magari anche il fattore stagionale. Sappiamo spesso che agosto, settembre, ottobre sono dei mesi un po' ballerini, non per forza sempre negativi, ma nervosi. E nel nostro caso, a livello geopolitico, cosa abbiamo avuto? In giugno, luglio, un po' le pressioni sulla Grecia. Terminata la Grecia, somigliava che i mercati potessero respirare. Terminata la Grecia neanche tanto, perché magari adesso questa parentesi la riapriamo fra qualche settimana, tra l'altro. Finito quello, è entrata la Cina. Sì. E questo era qualcosa di un po' inaspettato e molto forte. E adesso, ieri sera, il discorso della Fed dei tassi. E secondo noi anche i mercati, soprattutto in base a quello che è arrivato ieri, incominciano magari a un po' essere stufi di aver pazienza, di aspettare. L'incertezza non piace. Voi non vedete l'ora che la normalizzazione sui tassi riprenda? Parlare di normalizzazione mi sembra un po' molto ottimista. Purtroppo è già anche la nostra visione di inizio anno, per quest'anno abbiamo detto che si continuerà con forti incertezze che rischiano di purtroppo di durare ancora un po' nel tempo. Però insomma il vostro lavoro è anche di confezionare strategie di investimento che ci proteggano da tutto questo movimento, poi vedremo insomma dal punto di vista dell'innovazione cosa fare con una fase così complessa. Marco Belmondo, anche a lei il compito di farci la carta d'identità di Epic Sim. Volentieri, noi siamo nel business matrimoniale e vogliamo favorire la poligamia. Ecco qua. Nel senso che Epic Sim è una piattaforma online, che ha uno sviluppo online, che vuole favorire l'incontro tra le PMI italiane e gli investitori istituzionali e privati qualificati, attraverso l'acquisto, la proposizione e l'acquisto da parte degli investitori di strumenti finanziari emessi dalle PMI, resi possibili da una serie di decreti leggi abbastanza recenti, atti a favorire lo sviluppo delle PMI e, se volete, la debancarizzazione delle PMI. Un'intermediazione che proprio non esisteva in Italia. Un'intermediazione non esisteva, anche perché l'unico canale di accesso a risorse finanziarie era la banca, e la PMI era, come dire, totalmente nelle mani delle banche. Se guardiamo le statistiche, oggi il 90% delle risorse di una PMI arrivano dalla banca e solamente il 10% dal mercato dei capitali. Quello negli Stati Uniti è esattamente l'opposto, nel senso il 90% arriva dal mercato dei capitali, il 10% arriva dalle banche. In Inghilterra la situazione è a metà. Non pensiamo di avere presto in Italia la stessa situazione degli Stati Uniti o dell'Inghilterra, ma crediamo che ci sia spazio per cambiare, in maniera che la PMI non abbia un unico interlocutore, ma abbia possibilmente più interlocutori, in questo senso la poligamia, e dall'altra parte gli investitori possano investire in un asset class totalmente nuova, e qua sta l'innovazione di Epic, come sono le PMI. Perché la vostra attività dovrebbe interessare i consulenti indipendenti? In due sensi: uno, perché i consulenti indipendenti spesso e volentieri hanno tra i loro clienti dei privati qualificati. I privati qualificati sono quelli che, ai sensi MiFID Consob, autodichiarano un patrimonio mobiliare superiore ai 500.000 euro e poi hanno una serie di requisiti di curriculum e di esperienza da cui si evince che possono investire in un asset class come le PMI. I requisiti di curriculum e di esperienza sono un anno di direzione, quadro di direttivo di una banca o private banker o promotore finanziario, 3 anni di dirigenza o di direzione in un'impresa, anche naturalmente in qualità di imprenditore o di amministratore, commercialisti, notai, avvocati, professori universitari. Quindi i consulenti indipendenti possono avere privati qualificati tra i loro clienti, ma dall'altra parte spesso e volentieri, lo so perché li ho conosciuti parecchi anni fa insieme a NAFOP, spesso e volentieri
i consulenti indipendenti vengono chiamati dall'imprenditore a seguire anche l'azienda. Sì. Quindi l'azienda stessa abbiamo parlato a lungo stamattina, infatti. Quindi i consulenti indipendenti potrebbero proporre all'imprenditore un'alternativa, scusate, un soggetto complementare alla banca, come potrebbe essere il mercato dei capitali. Noi non ci riteniamo alternativi alla banca, ma complementari. Bisogna stare attenti a come si parla, qua, perché si cammina sempre sul filo di lana. Assolutamente. Approfondiremo questo tema perché ci piace molto, soprattutto perché ancora riconosciamo il ruolo delle piccole e medie imprese italiane per il sostegno dell'economia, insomma, tutte quelle che hanno avuto la fortuna e la resistenza e non sono scomparse in questi ultimi anni devastanti di crisi, anche le piccole che sono riuscite a diversificare il loro business, ad andare sui mercati internazionali, a fare rete, insomma, hanno tutte le caratteristiche per poter essere supportate anche da questo tipo di consulenza e a crescere ulteriormente. Nevia Gregorini, anche voi in Casa Bempe avete una presenza assolutamente rilevante nel mondo dei certificati di investimento, no? Con che tipo di qualità, insomma, presidiate questo mercato? Allora, proprio ieri sera ero a tavola con dei consulenti indipendenti che mi dicevano: voi emittenti dovete imparare a parlare come si mangia, a parlare facile, a spiegare perché noi dovremmo essere interessati ai certificati di investimento, perché non si capisce. Guarda, io dalla conferenza sugli ETF ne sono uscita a pezzi. Se qualcuno mi dicesse, ci ripeti che cosa hanno detto, diciamo che è meglio che me ne vado, insomma. E diciamo è sfidante, però ci provo. E secondo me ci sono, partiamo un attimo del contesto di mercato. Siamo in un momento di mercato in cui abbiamo assistito a una fortissima contrazione dei rendimenti obbligazionari, un momento di tassi bassi forse tra i più lunghi della storia. Pensiamo solo che l'ultimo aumento della Fed è stato nel giugno del 2006. Per darvi un'idea del tempo che passa, Twitter non esisteva ancora, è stato lanciato un mese dopo. I BTP a 10 anni rende 1,85%, qualcosa del genere? Significa che un eventuale rialzo dei tassi, come dire, danneggerebbe tutti i clienti in termini di anche probabilmente perdita in conto capitale. Proprio per questa situazione sul mondo obbligazionario tutti si sono buttati sull'azionario, che però è cresciuto tanto e comincia a dare segni di insofferenza, lo vediamo dalla volatilità di agosto, lo vediamo oggi stesso, come dicevamo. E quindi che cosa fare? Ecco, in contesti particolarmente difficili come quello di oggi, diventa, secondo me, particolarmente importante una consulenza indipendente e, aggiungo, competente. E quindi nella competenza, secondo me, i certificati di investimento, in generale tutti gli investimenti che consentono una decorrelazione, non possono mancare. E quindi, per rispondere appunto a quella famosa domanda, esatto, perché un consulente indipendente... Se un cliente chiede, vabbè, che cosa vuol dire questa decorrelazione che è consentita da questo strumento che tu mi suggerisci, cosa rispondiamo? Allora, significa che, diciamo, quello che io ho capito è che i consulenti non devono solamente essere esperti di mercato, ma anche un po' psicologi, un po' anche capire le esigenze del cliente e il momento di mercato. E nell'essere psicologi devono anche consigliare quando bisogna investire a ribasso oppure cercare di approfittare di mercati laterali. Strutturalmente, tutti noi, e mi ci metto dentro anch'io, tendiamo a investire a rialzo, andare long only, e tutte le reti, diciamo, sono un pochino orientate in questa direzione. È difficile, è un po' controintuitivo, come dire, pensare in maniera alternativa. Ecco, i certificati sono un asset class che consente di fare anche questo. Quindi i mercati laterali, i mercati che si muovono poco, consentono di avere un rendimento positivo e persino di guadagnare in mercati negativi. Questa è una caratteristica dei certificati che non si ritrova in altri strumenti di investimento. L'altra caratteristica per cui i certificati dovrebbero interessare a un consulente finanziario, in particolare a un dipendente, è la capacità di personalizzazione. Per pensare ed emettere e lanciare un fondo ci vogliono mesi. Per lanciare un certificato ci vuole una settimana, 10 giorni. Il che significa che gli emittenti hanno la possibilità di cogliere un momento di mercato in maniera molto tattica. E questo vuol dire anche che possono essere personalizzati sulla base delle vostre esigenze. Quindi se voi se guardate sul mercato e non trovate quello che
fa per l'esigenza del vostro cliente, chiamateci, contattateci, lo studiamo insieme, lo pensiamo, lo mettiamo sul mercato per voi. È un'opportunità che non mi viene in mente, nessun altro strumento lo possa offrire. Proprio ieri è emerso nell'incontro fatto con i suoi colleghi, appunto, di altre società emittenti, che tra cui c'era anche Albano di Unicredit, in cui si parlava proprio di certificati, il tema della personalizzazione di questo strumento, di questa soluzione di investimento che appunto ci aveva anche colpito. Volevo tornare al dottor Serio di Acomea per continuare ad esplorare l'attività di questa società. Appunto, voi avete una gamma di fondi che viene considerata molto semplice, molto intuitiva, sì. E quindi insomma il tema della semplicità qua è evidentemente ricorrente, pur, e qua lo affermo io, contestando un po' questa esasperazione di questo concetto associato anche invece a soluzioni di investimento che per me continuano ad essere molto complicati, no? Mi dico, cioè, mi stavo chiedendo come vi giocate questa carta con la vostra clientela, che tipo di riscontro avete anche da chi effettivamente ricerca questa semplicità, poi effettivamente si scontra magari con quello che propone il mercato e che per un investitore finale è tutt'altro che semplice, sì. Serio. Allora, innanzitutto l'innovazione tende sempre alla semplicità e alla semplificazione, ok? In finanza però il termine innovazione, soprattutto quando è un'innovazione di prodotto, spesso e volentieri ha portato a degli effetti estremamente negativi. Qualcuno lo stiamo pagando ancora oggi, pensiamo all'innovazione dei subprime. Subprime è stata un'innovazione, ok? E se vogliamo anche nelle premesse non era una creazione così malvagia, tutt'altro, permetteva attraverso la stratificazione di milioni di mutui di far poter accedere al credito anche persone, anche individui, famiglie che normalmente invece in altre condizioni di mercato non potevano accedere. Poi dopo purtroppo però lì c'è un po' la mano sinistra della finanza, ci hanno spinto la leva finanziaria per perseguire quello che purtroppo dietro all'innovazione di prodotto in finanza c'è sempre, cioè l'illusione di vendere il rendimento senza il rischio. Ecco, quando l'innovazione di prodotto cerca di andare in quella direzione lì, succedono sempre dei disastri mostruosi. Guardiamo anche l'industria degli hedge fund. Non voglio banalizzare, però diciamo, il successo, le premesse con cui si è offerta al pubblico è stata quella: ti faccio guadagnare di più di un investimento tradizionale, e poi c'è un'altra cosa, ti faccio rischiare meno. È impossibile questo, okay? Allora, per noi l'innovazione non è tanto un'innovazione, anzi non è un'innovazione di prodotto, ma un'innovazione di modalità. Noi siamo convinti, e penso che sia anche il motivo per cui ci svegliamo tutti alla mattina, compreso, anzi a maggior ragione, le persone che mi stanno seduto davanti, noi siamo convinti che la finanza sia una disciplina innanzitutto positiva, possa essere, debba essere una disciplina onesta e che ha un impatto, che può avere un impatto estremamente positivo sulla vita delle persone. Allora, perché relegarla soltanto a determinate tipologie di clienti, a determinati individui che hanno un patrimonio, un reddito particolare per? Noi siamo convinti che, poiché la finanza ha questo enorme potere di poter cambiare in meglio la vita delle persone, allora facciamoci accedere il maggior numero di persone possibile. Ad esempio, noi ci siamo inventati una modalità per accedere ai nostri fondi, ma potrebbe essere sfruttata anche da qualsiasi altro SGR, ovviamente, perché non è che una modalità di accedere ai nostri fondi attraverso il cellulare non è questa l'innovazione, ma abbiamo abbattuto il minimo di ingresso. Si può investire nei nostri fondi attraverso Gimme Favi, che è il nome dell'applicazione del servizio che abbiamo lanciato già un anno fa, con un minimo di 5 euro. Questo chiaramente spinge a un utilizzo virtuoso del risparmio, un utilizzo ripetuto all'interno della settimana, del mese, di un accumulo di risparmio che può essere fatto tranquillamente anche da individui con redditi, con patrimoni che fino a oggi non erano considerati dal sistema dei soggetti interessanti. Non serve nessun robo advisor, ma basta un'applicazione, diciamo, sullo smartphone. Anche quello è un discorso interessante, poi bisogna intendersi di che cosa si intende per robot advisor. Ad esempio noi, accanto alla nostra gamma che abbiamo dedicato alla consulenza Fee Only, cioè la
la 2 o la Q2, abbiamo dei sistemi che in maniera automatica e preventiva alla sottoscrizione del fondo impediscono all'investitore di commettere tutta una serie di errori, diciamo, ricorrenti legati sostanzialmente poi all'emotività del momento. Certo. Ecco, quindi non si tratta di innovazione di prodotto, ma si tratta di innovazione di accesso al risparmio, alla finanza certo. personale. Nicola Francia, anche lei ieri sera è stata a cena con qualche consulente che le ha chiesto maggiore chiarezza di linguaggio sulla costruzione anche dei certificati, insomma, perché questa è una soluzione efficiente per affrontare questa fase di mercato in questo momento? Ma se partiamo dalla fase di mercato, che è sempre il nostro punto di partenza nella strutturazione dei prodotti, da due angolature, una quella del time to market, quindi dell'essere tempestivi sul mercato, e due, come dicevo prima, quello di andare a verificare qual è l'esigenza dell'investitore e a rispondere a questa esigenza. Nella fase attuale di mercato, effettivamente dalla panoramica che emerge ormai da mesi, l'investimento obbligazionario non rende più come rendeva un tempo, e quindi dobbiamo cercare delle soluzioni di redditività alternative. Soluzioni di redditività alternative, tralasciando per un attimo le asset class cosiddette alternative, quindi non so, asset reali, private equity, hedge fund e quant'altro, la prima, se vogliamo, il primo step a livello mentale è quello di andare sull'equity. Andare sull'equity, però, conosciamo benissimo, voi più di me ovviamente, la propensione al rischio dell'investitore medio italiano, che a differenza, diciamo, in una panoramica europea è tra tutti quello che viene più da una tradizione obbligazionaria, quindi è quello in questo momento ancora un po' più restio all'affrontare i mercati azionari, e le allocazioni di portafoglio sui mercati azionari medie italiane risentono di questa propensione. Quindi quello che noi abbiamo fatto, e ritorno al tema della semplicità e dell'innovazione, è quello di adattarci a questo contesto e cercare di dare redditività il più possibile costante sotto forma appunto cedolare, che è un qualcosa che gli italiani continuano a cercare, attraverso l'assunzione di un rischio che non può ovviamente essere obbligazionario, perché altrimenti non faremo certificati ma faremo bond, ma attraverso l'assunzione di un rischio che è una via di mezzo tra il bond e l'equity. Quindi prima di passare a un asset class rischioso di tipo azionario c'è uno step intermedio che è variegato, in realtà non è uno step, è una gradazione di step in termini di rischio rendimento, e in tutto questo spettro si inserisce il certificato. La strategia di offrire una redditività costante sotto forma cedolare con un rischio equity fino a questo momento, diciamo nell'ultimo anno, è stata particolarmente vincente. E come viene perseguita? Viene perseguito rendendo facile un qualcosa che in finanza non è nuovo, ma c'era già da anni, ma che era complesso da capire e da comunicare, e cioè la vendita di volatilità. Quindi nei momenti di panico come questo, adesso ho visto oggi c'era il VSTOXX a 29% di volatilità, a fine agosto abbiamo toccato 40, probabilmente domani, anzi sicuramente domani sarà più alto col mercato che fa meno 3, e livelli di volatilità di questo tipo li abbiamo visti l'ultima volta nel 2011. E prima ancora del 2011 parliamo di crisi italiana, novembre, certo, finale, l'estate dello spread e esatto, tutto il resto. E prima ancora nel 2007-2008, quindi crisi subprime. Quindi queste sono opportunità. È chiaro che se vogliamo cogliere questa opportunità andando a comprare l'equity to core, l'azione, l'indice, l'ETF, è una cosa fattibile, ma non è per tutti. Nel senso che ci vuole il fegato. Non c'è un tema di preparazione, ma ci vuole il fegato ad afferrare un coltello mentre cade. Se invece, come giustamente accennava prima Nevia, riusciamo a tramutare questa strategia oggi di ingresso e shiftarla su un orizzonte temporale, non dico lungo, ma almeno medio, possiamo fare quello che si è sempre fatto, che facevano i gestori anni fa, quindi vendere volatilità quando la volatilità è alta. Vendendo volatilità si incassa un premio, questo premio in determinate condizioni di mercato, che vuol dire stabilità, quindi volatilità che decresce, diventa redditività per il nostro investimento. E questa è oggi
quando, secondo me, quando ci sono questi spike di volatilità, che poi se li vedete graficamente nel giro di una settimana rientrano tutti, questa è un'opportunità tattica di ingresso nel mondo dei certificati con un orizzonte temporale breve o medio, che ci consente di portare a casa in una, due settimane, un mese, una redditività, la butto lì, del 2, 3, 4% di periodo, con un mercato che sostanzialmente rimane stabile, quindi non deve per forza rimbalzare. Può rimanere stabile, può andare giù di poco, e noi riusciamo a portare a casa una redditività. E questo lo possiamo, il bello dei certificati è che lo puoi fare sugli indici, sui titoli, sulle materie prime, sui tassi di interesse, sulle valute, e quindi possiamo andare a offrire in maniera personalizzata delle soluzioni nel momento giusto. Noi a marzo pensavamo che il petrolio, che era ormai lì da un mesetto a $40, potesse rappresentare un'opportunità di acquisto a quei livelli. Abbiamo fatto una serie di prodotti dedicati al petrolio. A giugno molti di questi prodotti sono scaduti anticipatamente, rimborsando capitale più in interesse, perché solitamente erano delle finestre trimestrali di rimborso del capitale, quando il petrolio era a $60. Oggi siamo di nuovo col petrolio a $44-45. Io non so se tra un anno sarà a 70, sarà a 50, a 30. Quello che dico è che col petrolio, con la volatilità oggi a 50-55%, un po' di volatilità, secondo me, fa comodo venderla, anche in ottica di diversione di portafoglio, e mi consente di qua a 3-6 mesi di prendere profitto se il petrolio è rimasto lì. Ingoverner, torno da lei. C'è una considerazione da parte di molte società, di molti suoi colleghi, appunto, su, sempre ritornando a questa fase di mercato, e si ritiene appunto che sia evidentemente governata da questo aumento generalizzato delle correlazioni. Quali sono quelle più evidenti, e soprattutto appunto con questa fase come si fa a costruire portafogli che abbiano delle caratteristiche meno unidirezionali? Dunque, correlazioni è un buon termine, si è visto anche in questi ultimi periodi, se non anche ultimi anni, che sono cambiate diverse correlazioni. La più recente che si è vista è anche abbastanza, molto particolare, che è praticamente l'andamento del Treasury con l'andamento del Bund, e altrimenti di forti correlazioni al momento non è che se ne vedono. Normalmente, storicamente, era un po' quando c'era pressione sui mercati azionari, dovevano approfittare un po' i mercati obbligazionari, come chiamano un po' come rifugio, e non è più così marcato, non è più così evidente, tanto che c'è il rischio, che si è visto adesso con la prima correzione nel mese di aprile e maggio, che una volta magari terminato di correggere sul periodo l'azionario, quando meno se l'aspetta, comincia a correggere di nuovo l'obbligazionario. E storicamente il mercato obbligazionario rimane il più delicato, è più volatile sicuramente quello azionario, ma consideriamo che la maggior parte della clientela è piuttosto conservativa, quindi quasi in tutti i portafogli c'è una buona fetta di investimenti obbligazionari, dove anche l'investitore non è abituato e non vuole sentire neanche di perdere soldi, neanche momentaneamente. E penso che l'ultima volta che c'era un forte storno sull'obbligazionario, sono già parecchi anni fa, penso che dovevamo tornare indietro al 1994, se non mi sbaglio, e da lì in avanti praticamente i portafogli obbligazionari hanno sempre approfittato di questo continuo trend di tassi in discesa. Quindi potrebbe essere anche eventualmente il primo anno o inizio di anche di 1-2 anni dove sui portafogli più conservativi si rischia di avere dei rendimenti negativi, che è sicuramente più irritante per chi ha rapporto direttamente con il cliente finale, che magari come gestore per giustificare rispetto a competitor se si è lavorato bene o no. In questo periodo appunto di correlazioni anche il dollaro, che somigliava, ha preso una direzione abbastanza unica, però tutto legato anche e soprattutto a un discorso di aumento, di un eventuale ciclo di aumento dei tassi negli Stati Uniti, che ad oggi rimane in questo senso una certa delusione.
Sì, basta vedere un attimino anche il dollaro, negli ultimi mesi la maggior parte delle controparti di analisti, di banche, di gestori lo danno più a 1,05 che 1,20, 1,25, e con questo che sta succedendo a livello di banche centrali, non stupiamoci se prima magari di andare a 1,05, che sembrerebbe più logico, magari si va a una tendenza dove non si è pronti. Allora Marco Belmondo, torno a lei, effettivamente abbiamo, come dire, un gruppo di relatori molto eterogeneo, per cui devo necessariamente saltare di palo in frasca con gli argomenti, però insomma questo tema della modalità con cui una piccola e media impresa può essere sostenuta dal punto di vista finanziario è certamente interessante. Mi chiedo, sulla base delle prime battute che ha avuto la vostra attività, e non so da quanto siate esattamente partiti, che tipo di sensibilità avete riscontrato intorno appunto alla vostra proposta? Perché stavo anche valutando tutto ciò che viene contestato al piccolo e medio imprenditore italiano, no? Che non vuole quotarsi in borsa perché non vuole comunicare naturalmente con gli investitori, quindi c'è tutta una serie di limiti che generalmente viene evidenziato quando si deve tracciare il profilo proprio dell'imprenditore italiano. Detto questo, è pronto ad accogliere una proposta come la vostra? Allora, Epic, per rispondere brevemente, ha ottenuto l'autorizzazione da Consob e Banca d'Italia ad operare come intermediario, come SIM, noi siamo una SIM di intermediazione, a marzo del 2014, dopodiché quello è stato l'avvio e abbiamo iniziato a mettere in moto la macchina. Il mercato delle obbligazioni delle piccole e medie imprese è partito a fine 2013, ad oggi relativamente al segmento delle imprese sotto i 50 milioni di emissione, noi abbiamo avuto 114 emissioni per un controvalore di 5 miliardi di euro circa. Questi sono dati al 30 di giugno. Nel frattempo ci sono state un sacco di nuove emissioni, in quanto c'è stagionalità nelle emissioni delle PMI, perché gli investitori vogliono vedere un bilancio certificato, e i bilanci certificati, certo, arrivano a maggio tendenzialmente. Questo è il motivo per cui tra giugno e settembre ci sono state tante altre emissioni, avremo superato ampiamente le 125-130, credo. Non c'è ancora la preparazione adeguata delle PMI, in quanto le PMI non sono ancora strutturate per andare sul mercato dei capitali, e questo è il motivo per cui è indispensabile una figura come l'advisor, che porti conoscenza e l'advisor possono essere i consulenti indipendenti, che portino conoscenza di questo canale complementare di accesso di nuove risorse per le imprese, e dall'altra parte, avendo più familiarità con il mercato dei capitali, possono essere coloro che presentano al meglio l'azienda sul mercato. Noi stessi la prima cosa che abbiamo fatto è fare education, abbiamo iniziato a girare l'Italia attraverso le varie Confindustrie locali, devo dire con scarsi risultati, tanto per essere... Molto bene, riporterò all'editore la dimostranza. Per essere chiari e trasparenti, se vuole mento, però... No, ma ci mancherebbe, guarda. Abbiamo ottenuto degli splendidi problema. Risultati negli incontri con le Confindustrie locali. No. E invece abbiamo iniziato a parlare usando anche la tecnologia, quindi seminari online, anche per non essere per avere uno scambio, non vedere solamente passivi i nostri interlocutori, ma renderli attivi, e devo dire che questo ha iniziato a portare maggiori risultati. Oggi c'è un sacco da fare, ma secondo me è inevitabile, anche perché le banche nel frattempo hanno avuto restrizioni ulteriori dai vari accordi di Basilea, certo. La crisi finanziaria ha dato l'ulteriore mazzata. Per cui prima di fare credito ad un'impresa fanno le pulci, naturalmente. Oggi le banche regalano i soldi alle imprese eccellenti, ma le imprese eccellenti non hanno bisogno di soldi. Gliele regalano perché la BCE gli dice di dare soldi alle piccole imprese e glielo danno allo zero virgola, ma non sono quelle imprese che hanno bisogno
di risorse. Noi naturalmente l'emissione di un mini bond non è competitiva per quelle imprese, lo diventa per imprese di una fascia successiva. Noi non andiamo e non accettiamo in piattaforma imprese che abbiano dei financials pessimi. Noi in particolare guardiamo la leva tra PFN ed EBITDA di un'impresa. Se questa è superiore a 4-4,5, consigliamo all'impresa di non venire sulla nostra piattaforma, perché sappiamo che i nostri investitori standard non guardano imprese così quindi rischiose. Per capire, perché magari loro hanno capito, io no, per venire sulla vostra piattaforma la piccola e media impresa deve comunque mettere un mini bond. La piccola e media impresa può pensare di fare un'emissione di cosiddetto private debt, quindi di bond, ma può essere sia mini bond ma può essere anche una cambiale finanziaria. La differenza tra i due è la durata. La cambiale finanziaria non può avere una durata superiore ai 3 anni, e a differenza però dei mini bond può andare a finanziare il circolante. Il mini bond invece deve finanziare solamente progetti di crescita, sviluppo e internazionalizzazione. Oppure può pensare di fare un aumento di capitale, e la nostra piattaforma serve anche a questo scopo. Certo. La vera differenza è poi che non si incontra un unico interlocutore, ma si incontrano contemporaneamente molti più interlocutori. Sappiamo qual è il rischio di sedersi al tavolo da parte di un'impresa con un solo interlocutore e di dover prima o poi cedere a delle condizioni capestro che all'ultimo vengono proposte all'impresa. Certo. Nel nostro caso invece si parla con più interessati che hanno aderito alla piattaforma proprio perché sono interessati alle PMI, all'equity o ai bond delle PMI. Stresso un po' di più bel mondo, solo perché questa mi sembra, appunto, di certificati abbiamo parlato molto in questi 2 giorni. Un'altra curiosità che volevo togliermi, poi rifaccio naturalmente l'ultimo giro, ma a parità di condizioni un'impresa che, come dire, gode di uno stato di salute mediamente buono, no? Ma si interroga su delle opportunità di crescita e quindi ha la possibilità di scegliere fra il canale bancario e voi. Perché deve venire da voi? Qual è il vantaggio? Il vantaggio di venire da noi è iniziare ad affacciarsi sul mercato dei capitali. L'impresa prima o poi potrà pensare di quotarsi in borsa, ha bisogno di incontrare investitori, magari è in una fase di cambio generazionale in cui o magari non c'è il successore del papà che ha creato l'azienda, e allora il mercato dei capitali diventa un accesso interessante. Paga di più, nel senso che oggi la media di coupon delle 114 emissioni che ci sono state è il 5,88%, ne compreso naturalmente c'è un premio di liquidità. Nel senso che il mini bond viene comprato da un investitore nell'ottica di tenerlo fino a scadenza, e per questo chiede un premio aggiuntivo all'impresa emittente. Ma dall'altra parte l'impresa emittente sa che le condizioni, innanzitutto che dovrà rimborsare nella maggior parte dei casi delle emissioni che ci sono state il capitale direttamente a scadenza, quindi non in maniera amortizing ma bullet. Dall'altra parte ha la certezza che le condizioni non cambieranno del finanziamento che ha ottenuto attraverso i mini bond, quando invece, lo sapete bene, le condizioni della banca potrebbero cambiare nel tempo. Nevia Gregorini, stiamo andando verso la chiusura. Un ultimo commento, appunto, per ritornare al mondo certificati. Che idea si è fatta in questi giorni anche di questo evento sulle diverse possibilità di utilizzo che il mondo della consulenza finanziaria indipendente può fare di questo strumento? Credo che se dovessimo fare la gerarchia, dopo l'ETF il certificato arriva insomma abbastanza rapidamente tra le soluzioni, appunto, dei portafogli raccomandati. C'è qualche cosa in più che questa comunità deve sapere rispetto alle diverse opzioni di utilizzo, appunto, del certificato? Beh, diciamo che il certificato di investimento io noto che viene utilizzato dai consulenti finanziari per, diciamo, sostituire, parliamo di prodotto di investimento, non di quelli a leva, li trattiamo a parte, viene utilizzato come possibile sostituto della componente azionaria o obbligazionaria,
anche nell'ottica di sfruttarne il vantaggio fiscale, perché non tutti sanno che i certificati sono considerati redditi diversi. Quindi se voi avete dei clienti che hanno un azzanetto fiscale derivante da minusvalenze legate alla perdita di azioni, potete compensarle con eventuale plusvalenza dei certificati. L'altro utilizzo che io vedo che i consulenti fanno in maniera molto intelligente dei certificati è quello di un certo dinamismo, cioè non li tengono fino a scadenza, ma li osservano nel continuo e nel momento in cui, come dire, le condizioni di mercato cambiano oppure hanno ottenuto un rendimento sufficiente, li fanno vendere sostituendo poi, facendo magari uscire il cliente da quel certificato e facendolo entrare in un altro prodotto. Proprio per, come dire, e questa forse è la cosa difficile dei certificati, cioè non è tanto difficile capirli, ma monitorarli nel continuo, soprattutto se un consulente ne utilizza tanti, per, giustamente per diversi profili di clienti. E da questo punto di vista, noi di BNP Paribas stiamo cercando di aiutare i consulenti a fare questo lavoro, e abbiamo messo a disposizione da pochissimo sul nostro sito prodottidiborsa.com una watchlist, un portafoglio virtuale, dove ogni consulente può costruire un portafoglio per ognuno dei suoi clienti e non solo, come dire, monitorare in tempo reale l'andamento dei prezzi, ma anche e soprattutto inserire degli alert, cioè avvertimi quando, se parliamo dei bonus cap a cui faceva riferimento Nicola, avvertimi quando il bonus cap arriva al cap, cioè non posso avere un rendimento superiore, quindi non ha senso che lo tenga ancora in portafoglio, mm-hmm. Conviene suggerire al cliente di venderlo e entrare in un altro prodotto, oppure avvertimi quando arriva il certificato, si avvicina pericolosamente alla barriera. È simile alla duration del titolo di Stato o proprio sì. Non c'entra nulla? No, se vogliamo sì, diciamo, nel momento in cui, come dire, il certificato ha dato quello che poteva dare, non ha più senso tenerlo a scadenza e il vero consulente, come dire, ha gli strumenti, come dire, noi cerchiamo di agevolarlo nel fare una consulenza anche nel durante. Se pensiamo agli Atena, potete essere avvertiti quando, ad esempio, il certificato paga la cedola, il coupon, e quindi come dire, essere i primi ad avvertire il cliente che vedrà arrivare della liquidità sul conto corrente e ragionare insieme su come reinvestirla. Noi di BNP, diciamo, forse siamo, quando Nicola parlava di innovazione, ecco, secondo noi l'innovazione, sì, c'è l'innovazione di prodotto, ma stiamo cercando di fare l'innovazione di servizio, che punta soprattutto sulla comunicazione, sul monitoraggio dei prodotti. E in questo senso il nostro sito prodottidiborsa.com permette di cercare in maniera molto semplice tutta la gamma dei prodotti di investimento. Abbiamo anche una app che è sia in versione iOS che Android, che si chiama Quotazioni di Borsa, che ha le indicazioni in tempo reali sui mercati, e quindi non solo il FTSE ma anche i principali indici, valute, materie prime, e un motore di ricerca di tutti i certificati di investimento e a leva, e vi permette anche di fare un portafoglio virtuale anche qui dei vostri certificati per tenerli in maniera molto semplice monitorati e magari anche andare con l'iPad e con l'iPhone dal cliente a fargli rivedere, quindi in mobilità. Abbiamo una trasmissione proprio per cercare di fare formazione, perché siamo consapevoli che non sono prodotti semplici. Abbiamo una trasmissione settimanale, ogni lunedì alle 5:30 in collaborazione con Finanza Online. Il sito si chiama www.borsaindiretta.tv. Noi le chiamiamo così TV, in realtà sono dei webinar in cui invitiamo ogni volta degli ospiti, degli analisti, dei trader, dei macroeconomisti, che cercano di dare la loro view sui mercati, a volte più di lungo, a volte invece più breve, più tattica, e noi invece facciamo educational sui nostri prodotti, cercando di come dire, tradurre queste strategie di mercato in un prodotto concreto. Per quanto invece riguarda i certificati a leva, sono una categoria di cui oggi non abbiamo parlato, che normalmente i consulenti utilizzano poco, ma vorrei citare i mini future. I mini future sono certificati di investimento a leva che consentono la copertura dei portafogli. E quindi ne esistono sia sul mercato azionario, sia sulle valute, sia sul mondo delle materie prime,
e che quindi possono essere utilizzati dai consulenti proprio in ottica di edging del portafoglio. E anche qua, entro fine mese, sul nostro sito prodottidiborsa.com ci sarà un calcolatore della copertura di portafoglio, in cui un consulente in maniera semplice potrà inserire l'ammontare da coprire e calcolare quanti mini future deve comprare per proteggere il suo portafoglio. Certo che se dovete studiare tutto ciò che offre l'industria, non so come facciate a ricavarvi del tempo per la consulenza, per incontrare i vostri clienti, comunque insomma bravi anche per i salti mortali che fate in entrambe le cose, sia nel gestire le necessità di pianificazione finanziaria appunto delle famiglie e delle imprese che seguite, sia nel lavoro appunto di studio continuo su tutte queste novità che sono veramente molto interessanti ma anche sfidanti non poco. Io vi ringrazio, come vedete abbiamo terminato, per cui abbiamo la foto di rito con la consegna della targa che naturalmente vi dobbiamo per questa partecipazione, per cui ci raggiunge Luca Mainò e noi andiamo molto rapidamente verso la conclusione di questo pomeriggio.